Buongiorno dalla redazione di Infofermo. Oggi venerdì 28 marzo 2014, al centro di tutti i quotidiani la sparatoria tra bande e racket della prostituzione. La statale adriatica, ancora teatro di gravi incidenti, è avvenuto a Porto Sant'Elpidio, una guerra tra bande, l'ipotesi su cui si sta lavorando per quanto riguarda questo tragico evento. E tra gli avvenimenti, insomma, sempre di rilevante importanza, c'è sempre il problema della giunta Brambatti, Musati in poll per la cultura. Si parla di Luigi Maria Musati, ex direttore dell'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma. A Porto San Giorgio è allarme erosioni, in via Cavallotti cade un pino e quindi continuano i problemi anche dovuti al maltempo per quanto concerne la costa. Siamo sempre a Porto San Giorgio, altro fatto di cronaca, terrore in centro, sfondano una vetrina per svaligiare la banca, bottino misero, sotto shock i due dipendenti. E si è trattato appunto di ieri pomeriggio, poco dopo le 15, e i danni sono stati cagionati alla Banca Popolare di Spoleto. Manca la programmazione, operatori turistici infuriati, è la protesta da parte dei commercianti e di tutti gli operatori turistici perché dicono che ancora il comune di Fermo non ha fatto cenno sulla programmazione degli eventi estivi. Passiamo al Corriere Adriatico, sparatoria sul litorale, terrore all'alba, e quindi è questa la notizia. Residenti di Via Canada, svegliati da stridii di gomme e colpi di pistola, vittima un romeno, indaga la polizia. L'ennesimo inquietante episodio delinquenziale che lascia attonita la cittadina rivierasca. E un osservatorio per monitorare separazioni e divorzi, appunto presentata ieri la sezione di Fermo, che ha l'obiettivo di migliorare la formazione degli avvocati in tema di diritto di famiglia. Capodarco apre con Macchini, il teatro di Capodarco, presentata ieri la programmazione del teatro gestito dalla Nostos. E appunto sarà Macchini, Piero Massimo Macchini, ad aprire martedì prossimo alle 21 questa programmazione. Al Capolinea Caffè partono le cene degustazione, ospita ogni volta una cantina diversa. Domani tocca al Rio Maggio di Montegranaro. Legambiente, l'incontro conclusivo che è previsto appunto per domani alle 9:30 alla palestra dell'Istituto Galilei Carducci di Fermo. E andiamo avanti con la kermesse al Teatro dell'Aquila, il pubblico delle grandi occasioni per celebrare la giornata mondiale. Brambatti fa un altro giro di consultazione, ancora crisi nella giunta, il sindaco non ho ancora pensato agli assessori, ci vuole calma, Morroni lancia Volponi. Cesetti sulle province una farsa, il presidente auspica il ricorso alla Corte Costituzionale, la legge getta il paese nel caos. E quindi questa è l'opinione di Cesetti sul provvedimento del governo Renzi che blocca le province, non un'ottimizzazione dei costi ma il caos. Si lanciano con un'auto contro la banca, il fatto appunto avvenuto ieri nella filiale, tre banditi incappucciati assalto alla filiale della Banca Popolare di Spoleto in via Petrarca, bottino magro, tragedia sfiorata. Mercatini e centri commerciali, parlatone detta le priorità, siamo sempre a Porto San Giorgio, nessuno vuole la chiusura del globo dell'Oasi, ma semplicemente che la legge sia uguale per tutti. E si torna sulla questione appunto del centro commerciale. A Porto Sant'Elpidio assalto e garage anche alla Montagnola. Continuano i furti nei garage per sottrarre automobili, intanto il maltempo pagano sempre gli chalet, vento e mareggiata, ancora danni a sud, inghiottita di nuovo la spiaggia alla risacca. Ecco i primi soldi, l'Ippica respira, siamo a Monte Giorgio, Mattii fiducioso, si torna a sperare finalmente l'inizio di un nuovo corso dopo la lunga crisi che ha travolto tutti gli ippodromi italiani, incluso il San Paolo di Monte Giorgio. Siamo al Resto del Carlino, continuano ad aumentare i divorzi, specie tra coniugi cinquantenni, quindi la nuova commissione, l'osservatorio sul diritto di famiglia. La risposta appunto di Cesetti, che dice province svuotate con bugie e slogan, ma quali risparmi, sarà solo caos. E andiamo avanti con il problema della giunta fermana. Brambatti avanti con i voti di giornata sul documento già apposte le firme da PD e Spiga, Sel pronto a farlo. E per quanto riguarda i danni del maltempo, frane bloccate, strade bloccate, auto danneggiate, allagamenti alla zona Girole a Campiglione, disagi alla viabilità nell'entroterra. Piccolo teatro ma grandi progetti, parte la programmazione, abbiamo detto martedì prossimo per il teatro di Capodarco. E intanto a Porto San Giorgio basta, adesso non pago più le tasse, l'allarme erosione, lo sfogo di Enzo Tarantini.
Con l'auto sfondano la vetrata della banca, terrore appunto per quanto riguarda quell'episodio, agguato a colpi di pistola, terrore in strada, Far West a Porto Sant'Elpidio, inseguimento e spari per uno sgarro alle lucciole. E intanto sul territorio siamo a Sant'Elpidio a Mare, il CAG di Casette ha già fatto il pieno, almeno 80 ragazzini al giorno nella struttura donata da Della Valle, già ne parlavamo ieri. Mentre siamo a Porto Sant'Elpidio, informazioni turistiche sul web, un nuovo portale per le strutture ricettive. Era questa l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi di Infofermo. La redazione vi dà appuntamento, come di consueto, a domani mattina e vi invita a scrivere all'indirizzo di posta elettronica redazione@infofermo.it.